Ciao a tutti ragazzi, siamo al tavolo con Mustacchione, proviamo a seguire con lui una mano. Sono arrivato al flop quando, dopo il check del giocatore da UTG più 1, Musta ha puntato 1100, venendo poi chiamato dall'avversario. Andiamo ad inquadrare il board, che in questo momento ci dice che sul tavolo sono scalate 10 di quadri, 4 di picche e 2 di picche, oltre al turn K di cuori. Ora lead out del giocatore da UTG più 1, 1900. Andiamo a vedere come uno spaccone cercherà di contrastare la giocata avversaria, oppure se ci sarà il call come di fatto è avvenuto. Ottimo questo piatto per essere durante i primi livelli del torneo. Come vedete, K di fiori al river. Andiamo a inquadrare più vicino il board e cerchiamo soprattutto di capire come si sta sviluppando la mano. Quindi ora ci possono essere tranquillamente dei draw di colori, anche dei draw di scala che si sono sviluppati al turn. Qualche progetto di scala potrebbe esserci anche dal flop, anche se non sappiamo come è andata per flop, quindi non possiamo essere certi di questo per appunto valutare i range dei due giocatori. Comunque, come vedete, bet 4200 al river. Nel frattempo ne approfitto anche per inquadrarvi queste carte che sono nuove per l'European Poker Tour, sempre bridge size, ma questa nuova colorazione realizzata da Fulvio è appunto rosso e gli altri mazzi invece blu. Andiamo a vedere invece Musta, che è entrato in the tank in questo momento, sta probabilmente riflettendo sull'andamento della mano. Ricordiamo 1100 al flop, 1900 al turn, 1900 puntati da 1100, scusate, puntati da Musta al turn dopo il check dell'avversario, 1900 al turn in lead out, ed ora c'è questa nuova puntata da UTG più 1, questa volta 4200. Pare ci possa essere il call. Musta sta semplicemente contando le proprie chip per capire quanto ammonti sto stack. Nel frattempo vi inquadro anche lo stack di Musta. Se non mi sbaglio dovremmo essere attorno alle 33-34 mila chip, forse qualcosa di più. Alla fine c'è il fold, il piatto va all'avversario e si riparte con una nuova mano. Per gli aggiornamenti della sala mi raccomando, non mancate di presenziare sul foro di pokeritaliaweb.org. intanto inquadriamo il tabellone, 6 minuti alla fine del terzo livello, 100-200 i bui, 340 i giocatori ancora in gara. Appuntamento al prossimo aggiornamento direttamente dalla sala, ciao a tutti.